Allora, Riccardo Rossi, assessore all'edilizia privata. Adesso, oggi siamo il 16 di settembre. Oggi pomeriggio si riunirà la commissione urbanistica per decidere sul deliberato, sulla bozza di deliberato che avete preparato in giunta. E, insomma, sembra evidente che vogliate a tutti i costi produrre gli strumenti urbanistici adeguati entro il mese di settembre. Assolutamente. Oggi sul giornale abbiamo letto che è un po', diciamo, il deliberato è un po' più restrittivo su alcuni aspetti. Ci vuole dire qualcosa, Assessore? Sì, prendiamo atto che la legge regionale 13, che prosegue la 14, rilancia questa ipotesi del piano casa, che sicuramente è stato uno strumento valido dal punto di vista, diciamo così, come volano per l'economia. Ecco, direi che fondamentalmente è stata questa un'opportunità di lavoro in un momento di crisi per le ditte artigiane, per i cantieri edili, e ripeto, in un momento di crisi economica noi riteniamo che vale la pena valorizzarlo. Ci siamo anche resi conto in questi due anni, in cui Chioggia ha avuto tantissimi interventi sul piano casa, credo che in proporzione al numero di abitanti siamo in assoluto in Veneto tra quelli che ne hanno usufruito di più, il nostro territorio rischia in qualche modo di dissentirne, perché comunque si crea un carico urbanistico, perché quando si fanno nuove attività abitative si mettono nuove macchine per le strade e bisogna cominciare a dare anche una risposta a questo. Ecco perché dico siamo stati più restrittivi, perché oggi sarà, diciamo, c'è una maggior necessità quando si produce l'ampliamento volumetrico o nuove unità abitative, invece della monetizzazione, di realizzare sul territorio dei parcheggi per le proprie autovetture, e perché comunque i ricavati dalla monetizzazione, che comunque continua a esistere in percentuale, vadano su un capitolo ad hoc che proprio serve per predisporre da parte dell'amministrazione un piano per i parcheggi. In questo senso credo che le maglie siano state più restrittive, come anche quando si direi che è una legge che a Chioggia ha dato ampie possibilità di intervento. Dalle informazioni in mio possesso, il Veneto risulta essere la regione d'Italia che ha più fruito di questa legge, con oltre 22.000 istanze. La provincia di Venezia ha lavorato parecchio con questa legge. Dalle informazioni in mio possesso, il comune di Chioggia risulta secondo solo al comune di Venezia. Ma dal momento che tra il comune di Venezia e il comune di Chioggia, sia in termini di abitanti che in termini di estensione territoriale, il rapporto è 1-5, trovare che tra Chioggia, che ha oltre 300 pratiche, il comune di Venezia che ne ha 400, credo di poter dire che è una legge che qua a Chioggia ha avuto un certo successo. La modifica della legge, perché è una proroga con modifiche, ho avuto modo di seguirla fin dall'inizio, ho fatto parte anche di un'apposita commissione dell'Ordine degli Ingegneri che ha valutato il testo da controdedurre per la commissione consiliare. Io direi che è una legge che ha delle grosse innovazioni, sostanzialmente introducendo anche per certi aspetti la possibilità di applicare, seppur con dovuti limiti e prescrizioni, il piano casa anche nei centri storici e soprattutto anche con i famosi cambi d'uso, che con la prima legge erano un po' discutibili e a volte sì, a volte no, venivano applicati dai vari comuni. Ciao, benvenuto. Senti, stavamo dicendo quel discorso di tutte queste nuove costruzioni. Quali sono le tue perplessità che mi dicevi prima? Che non so se lei è una cosa giusta, che viene a costruire tutte queste case, quegli spazi che vengono. Mi domando, una casa sola che gli era spesso di terra qua, che ne abbiamo fatto 9, con 80 garage, perché in previsione che ne era 40, ma in via di esecuzione di lavori qualcuno ha avuto l'idea di fare nel doppio, andare due piani sotto. Mi domando adesso, quando vi a casa a mangiare la sera, manca mezzogiorno, dove chi parcheggerà le macchine? A un certo punto chi andrà a protestare in comune perché manca i parcheggi. Dove c'è i parcheggi? Io mettiamo noi mettiamo le macchine, metteremo lei in parcheggio a Pitoni oppure. Consigliere Renzo Doni. Allora, il periodo delle ferie è terminato, oggi venite richiamati in grande velocità, mi sembra con un brevissimo preavviso, a dire la vostra per quanto riguarda il provvedimento
amministrativo che darà attuazione alla legge regionale denominata Piano Casa. Su questo provvedimento avete voi del centrodestra, voi del PDL, tu che sei il capogruppo, avete le idee chiare? Cosa pensate di fare? Grazie, sicuramente noi abbiamo le idee chiare e accogliamo con positività ciò che la Regione ha prorogato. Sicuramente Chioggia, essendo anche una città molto molto particolare, ha bisogno di lavorarci sopra, cosa che purtroppo il PDL non è stato coinvolto da questa amministrazione. Però sicuramente noi faremo la nostra parte sia in commissione e sia in consiglio comunale. Cosa c'è da dire? C'è da dire che da una prima lettura di stamane dai giornali qualcosa non mi quadra. Non mi quadra cosa? Non mi quadra qualcosa sul centro storico. Il centro storico che già è in carenza di persone e c'è una diserzione ormai, la monetizzazione così ristretta, cosa dà adito? Dà adito che la gente vada fuori. Un piccolo esempio, quale può essere? Un padre di famiglia che potrebbe fare 2-3 unità immobiliari per i figli non si trova in grado di farle perché mancano i posti auto, i posti macchina. Questo è un problema enorme. Sicuramente noi faremo degli emendamenti su questa situazione e li porteremo avanti. E quindi praticamente porterete delle modifiche al piano proposto dalla maggioranza in pratica? Sicuramente sì, sicuramente vorremmo che rinasca il centro storico. Allora, come tutti gli aspetti della politica, e non solo della politica, quando si fanno questo tipo di votazioni, quando si decide su questo settore, sicuramente si hanno dei consensi, ma anche critiche. Vi aspettate più critiche o più consensi? Allora, rispondo sinceramente. Non lo so, però l'esperienza mi insegna che quando un provvedimento in ogni caso va a assumere dei contorni diversi, chi aveva determinate aspettative potrebbe in qualche modo essere frustrato, per cui qualche critica sicuramente me lo aspetto. Credo sia dovere di un'amministrazione però fare delle scelte, ripeto, anche valutando gli esiti e i risultati del piano casa che ci sono stati in questi anni. Però ovviamente dato l'esame delle commissioni consigliari, insomma, li vedremo anche cosa uscirà dal dibattito. Anche perché, se mi permetti, una piccola puntatina, non a tema in generale, normalmente chi è favorevole a qualche cosa ben si guarda da intervenire, mentre chi è scontento si fa vivo. No? Sempre. È il caso di una certa strada di Sottomarina, giusto? Sì, adesso non ricordo però. Non ricordo il nome. Perché vecchio ricordo. Sono d'accordo. D'accordo. Grazie Riccardo, ciao.